Salve a tutti ragazzi, qua Federico Prep Tutorial. Benvenuti in questo nuovissimo video. Scusatemi tanto per queste 2 settimane di in assenza, ma ho il mio computer a riparare, ho fatto delle modifiche al Mac, quindi ero praticamente senza computer. State tranquilli, comunque vi porto questo video oggi, un video molto veloce, semplice, come avrete letto dal titolo, ma prima di dirvelo voglio accennarvi che questa settimana, se riesco, non penso domani, ma comunque entro lunedì dovrebbe uscire sul canale lo speciale 100-200 iscritti. Uno speciale fenomenale, ci ho messo tantissimo per editarlo, 14 ore di rendering, dove vi spoilerò già cosa farò, che ci state tutti pronti a guardarlo. Praticamente cosa ho fatto? Ho preso un telefono, l'ho congelato, buttato dal balcone, fatto dei test di caduta e fatto esplodere con un petardo. Bene, quindi attendetevi con tanta ansia il nuovo video, che sarà bellissimo, guardatelo tutto fino alla fine, durerà tanto, circa un quarto d'ora, ma siamo qui oggi su un nuovissimo tutorial sul mio iPhone, un tutorial molto breve dove andremo a vedere 2 piccoli trucchetti che riguardano la musica. Il primo sarà come aumentare più del massimo il volume della musica e il secondo sarà di come stoppare la musica da sola. Non perdiamo tempo, iniziamo subito dopo la sigla. So we're caught up in Eccoci qua ragazzi, partiamo con il primo trucchetto, ovvero quello di aumentare il volume di riproduzione della musica. Adesso io andrò ad alzare il mio volume al massimo, come potete vedere al massimo, anzi è uscito io su 11, se non l'avete fatto aggiornatelo. Comunque ho il mio volume al massimo, andiamo a riprodurre una canzone, no copyright magari, e vi farò sentire la differenza prima. Con questo trucchetto e per aumentare il volume dovremo andare nelle impostazioni, scorre giù fino alla voce musica, nell'equalizzatore quassù andare da no, attivare notte fonda. Notte fonda è una funzione che appunto è stato scoperto che amplifica di molto il volume della musica. Vi faccio sentire in diretta, allora riproduciamo la musica. Così è normale, attiviamo notte fonda. Come potete vedere si sente molto più forte, ma la differenza si nota soprattutto a volume basso. Sentite? Così attivo, disattiviamolo. Spero che siete riusciti a percepire la differenza, davvero io si nota, non so se il microfono della videocamera è riuscito a percepirlo, spero tanto di sì, comunque provare per credere. Il secondo trucco, molto veloce, anche questo è molto semplice, riguarda la musica. Che cosa andremo a vedere? Come stoppare la musica di riproduzione. Spesso a molte persone piace addormentarsi, diciamo, ascoltando la musica, ma fa male ascoltare la musica tutta la notte. Quindi magari noi potremmo programmare tramite l'orologio, aprendo l'app orologio, timer, un timer di quanto tempo vogliamo ascoltare la musica. Vogliamo ascoltarla per un'ora e 24, però non vogliamo che diciamo duri tutta la notte, appunto. Clicchiamo allo stop, invece di scegliere un'impostazione di una suoneria, scriviamo giù finché non troviamo la voce interrompi riproduzione. Adesso clicchiamo su imposta in alto e allora fra un'ora e 24 minuti, un secondo, si interromperà, diciamo, la riproduzione della musica. Facciamo una prova riavvicinata, mettiamo il timer di, mettiamo pochissimo, 2 secondi. E la musica si stopperà portando al blocco schermo. Quindi funziona tutto alla perfezione. Questo tutorial molto breve di circa 5 minuti è riuscito alla perfezione. Lasciate tanti bei pollicioni in su. Logicamente questi trucchi funzionano con iOS 11, l'ultimo sistema operativo, ma anche con quelli precedenti. Col 10 sicuramente, con 9 penso pure, con l'8 meno, non lo so, non ci ho provato. Provateci, fatemelo sapere nei commenti. Ci vediamo nei prossimi giorni con lo speciale 100-200 iscritti. Poi usciranno tantissimi nuovi video.
video, come per esempio, vi spoilerò già i titoli, come scoprire chi vi chiama col numero privato. Questo è un video molto utile e richiestissimo. E poi tanti video come tutte le mie casse Bluetooth, che l'ho registrato, devo solo editarlo, e tantissimi altri video. Quindi lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, attivate la campanellina per non perdervi tutte le notifiche, ci vediamo in un prossimo video. Bella regà!